Primo giorno di primavera, la giornata in ricordo delle vittime di mafia, la presenza del comune di Termini Imerese celebra questa giornata già da 3 anni con delle iniziative proprio dei convegni, delle discussioni incentrate sul tema della mafia. Oggi sono stati presenti rappresentanti della Procura della Repubblica di Termini Imerese, dell'Antimafia, del Tribunale di Termini Imerese, ovviamente anche gli organizzatori. L'importanza di continuare a parlare di mafia con i ragazzi ancora per l'ennesima volta. Sì, grazie. Per parlare con i ragazzi è fondamentale, perché sono le nuove generazioni quelle che devono cambiare veramente le cose in questo paese, e quindi seminare antimafia è fondamentale, e cominciare a seminarla nelle scuole elementari, perché c'erano i ragazzi delle scuole elementari e medie, è il primo passo fondamentale verso questa vittoria che prima o poi arriverà senz'altro, perché cambiando la mentalità di queste nuove generazioni cambierà senz'altro la fisionomia del paese e cambierà senz'altro l'approccio con il fenomeno mafioso. C'erano molti ragazzi infatti delle scuole elementari che sono stati attenti, però si sono spesso distratti. Quelli delle scuole medie, quelli più adulti, invece hanno fatto delle domande. Tra le domande che hanno posto, quali sono state quelle più centrate, quelle più interessanti? Ma sicuramente la domanda sull'omertà, perché ancora in Sicilia non cambia la mentalità nel momento in cui chi sa non parla, e questa domanda è stata quella che mi ha colpito di più, perché il procuratore ha dato una risposta secca, importante. Ha detto che è dal nostro modo di pensare che deve rinascere questa terra meravigliosa, in cui però ancora il fenomeno criminale mafioso continua a farla da padrone, al di là di quanti omicidi si facciano e di quanti affari faccia la mafia. Quindi la risposta sull'omertà è quella che deve scuotere elementi di tutti. Queste domande comunque fanno capire l'interesse dei ragazzi, seppure la giovane età. Assolutamente sì, significa che i ragazzi cominciano a capire dove intervenire, dove curare e dove prevenire, e quindi, considerato che il motto che la prevenzione è la migliore cura, noi il nostro lavoro lo facciamo proprio tra i ragazzi e tra i ragazzi più piccoli, quindi anche con le scuole elementari. Quindi ringrazio anche tutti i professori che ci hanno aiutato in questo progetto e che in questa giornata hanno avuto i loro meriti. La manifestazione di oggi, alla quale hanno partecipato i ragazzi delle scuole medie, è l'ennesima prova del fatto che l'amministrazione comunale, nella fattispecie la presidenza del Consiglio Comunale, però anche l'amministrazione comunale, ha nei confronti delle giovani generazioni. Io penso che, che tutte le occasioni siano buone per continuare a dimostrare e per tornare alla carica sul fronte che la partita o la battaglia contro Cosa Nostra non è ancora vinta del tutto, e allora bisogna essere vigili, bisogna impegnarsi, bisogna condividere soprattutto con le istituzioni scolastiche, che stanno facendo un grande lavoro in questo senso, una cultura per la legalità. Non è conveniente fare patti con la mafia, perché significa abdicare al proprio futuro e abdicare e rinunziare alle prospettive di sviluppo legale di un territorio. Le domande che ti hanno rivolto alcuni degli studenti questa mattina, ce n'è stato qualcuno che ti ha incuriosito in modo particolare? No, mi faceva riflettere questa cosa della convenienza. Io penso che non ci sia alcuna convenienza stare dalla parte della mafia, e che un bambino te lo chieda significa che forse questo dubbio in qualche maniera gli passi anche per la mente. È chiaro che il dubbio non è legato a Cosa Nostra o alle mafie, ma è un dubbio legato al malaffare, alle devianze, alle cose che non stanno dentro i cardini della legalità. L'intervento, una cosa importante che ha detto ai ragazzi è stato il fatto di non intanto parlare di questo fenomeno a scuola, ma soprattutto di portarlo nelle famiglie. Perché? Perché io credo che sarebbe un intervento incompleto se i bambini nelle ore dedicate alla scuola parlano di qualche cosa, adotto un certo linguaggio, affrontano certi temi e poi, tornando a casa, la realtà è un'altra. È necessario che vi sia una piena sintonia tra la scuola e la famiglia, in maniera tale che i ragazzi ricevano un messaggio unico, forte e costante.
Li ha definiti, i ragazzi li ha definiti come privilegiati rispetto ai suoi tempi. E certo, ai miei tempi nelle scuole non si parlava di legalità, non si parlava di mafia, ma non soltanto nelle scuole, anche nella società questi temi erano vietati. Oggi fra gli aspetti positivi, fra tutto ciò che si può dire che è un progresso, che è un cambiamento in positivo, c'è che se ne parla fin dal momento della scuola, addirittura se ne parla nelle scuole, diciamo, dei bambini che devo dire che non sono proprio ancora pronti per affrontare questi temi, ma è giusto che se ne cominci a parlare accompagnando questi ragazzi fino all'età adulta. Agostino Moscato, tu sei il coordinatore del Consiglio Comunale dei Ragazzi, da te ideato anni fa e che continua ancora nel Comune di Termini Imerese. Non è la prima volta che si parla di mafia con i ragazzi, proprio in occasione del 21 marzo, proprio la giornata dedicata alle vittime di mafia. Sì, non è la prima volta, l'idea nasce per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, perché riteniamo che la partecipazione dei ragazzi all'interno delle istituzioni e quindi conoscere i meccanismi dell'amministrazione pubblica comporti una conoscenza maggiore dei problemi che hanno le nostre città e quindi una maggiore responsabilizzazione da parte dei ragazzi. La presa di coscienza dei problemi della città naturalmente consente di avviare un processo culturale che è un presupposto essenziale per combattere la mafia e le sue ramificazioni.